Bentornati in nostra compagnia, un saluto a Silvano e Mauro che il 2 febbraio, cioè la festa della luce, inaugurano questa nuova avventura di Vi tiriamo in ballo. La festa della luce è detta festa della ceriola o della seriola e coincideva con la festa della purificazione di Maria e presentazione di Gesù al Tempio. In seguito alla riforma liturgica si è ripristinata la denominazione Festa di Cristo. Quindi la candelora prevede la benedizione e la distribuzione ai fedeli di candele. La luce ovviamente simboleggia Cristo e accompagna in pratica tutti i riti religiosi. Le candele in particolare erano conservate dalle nostre nonne perché considerati beneauguranti, quindi come una sorta di protezione contro le calamità e contro le tempeste, contro le intemperie, tutto ciò che poteva, diciamo, essere di danno all'uomo, insomma, alla sua salute e alla sua serenità. Andando ancora più indietro, la ceriola, possiamo ricollegarla al Festum Cereorum, che era la festa dedicata a Cerere, che era la dea delle messi, la quale andava alla ricerca della figlia Proserpina alla luce di candele accese. Quindi vediamo che il simbolo della luce è un simbolo che abbraccia sia il paganesimo cosiddetto, quindi il mito, sia le celebrazioni cristiane. Quelle candele che le nonne conservano sono simbolo della luce di Cristo, diciamo la luce della fede. E possiamo senza dubbio rilevare come appunto in tutti i riti pagani e in tutti i riti cristiani in realtà vi sia la celebrazione della rappresentazione della vita nel suo inesorabile percorso e susseguirsi di stagioni e alternarsi di eventi. Quindi buona luce a tutti, buona festa della Sariola e che la nostra luce sia sempre anche la musica. Buon Vi tiriamo in ballo a tutti.